Perché il monobrand per Armont & Blaine, che è un prodotto con un marchio di livello alto, ma che non è Gucci, non è Armani, non è Prada? E perché è cambiato il sistema di distribuzione e chi continua a pensare di poter utilizzare nella distribuzione gli stessi strumenti del 1900 sbaglia in maniera fondamentale. Oggi il punto essenziale è il grande attrattore, laddove va la gente, là ti deve trovare. Probabilmente in Italia e nel mondo c'è una sola griffa, un solo marchio che è in condizione di spostare la gente e si chiama Louis Vuitton. Gli altri devono intercettare i flussi di traffico della propria potenziale clientela e farsi trovare laddove essi arrivano. Noi abbiamo cominciato 8 anni fa in Cina, arriveremo entro il 2012 a 20 punti vendita, ne abbiamo aperti altri 2 solamente nel mese di dicembre, siamo in tutti i paesi arabi, siamo in Messico, siamo a Panama, negli ex paesi dell'Unione Sovietica, in Spagna, paese molto strano che sta soffrendo una crisi economica devastante e nel quale noi continuiamo a crescere del 35%. Significa che abbiamo capito fondamentalmente quello di cui parlavamo prima, l'esigenza di un cliente, di un consumatore che è cambiato negli ultimi 10 anni e continuerà a cambiare ancora alla velocità della luce. Coerenza costante, noi non abbiamo fatto nel periodo della crisi manovre sui listini prezzi, significa che i nostri prezzi erano corretti prima, sono corretti oggi. Grande attenzione alla qualità e alla qualità percepibile. Noi diamo un prodotto corretto con un grande tasso di cambiamento, ma anche se a piccoli passi anno dopo anno. E questo rapporto sta pagando, se è vero come è vero, che anche in tempi di crisi riusciamo a crescere